Ciao Cesco, come stai? Vecchia volpe, allora, potremmo fare una linea erotica. Faremo più soldi di sicuro. Dicevi una delle tre date salentine? Una delle tre date salentine, che è l'ultima, del 5 di settembre a Villa Baldassarre. A Villa Baldassarre, per cui? Gran fiesta. Se volete vedere l'intero show di Cesco e degli Apri la Classe, che saluto, mi fai un attimo dell'ultimo pezzo, certo. Che bellissimo. Ora il tuo sguardo sta su, ciao come stai bene tu, lo vedo dagli occhi che stai bene, che non cerchi niente di più, niente più piangere, t'aspetta di vivere la vita più bella che volevi, che io ho un tuo dato mai. Ora il tuo sguardo sta su, non chiedo niente di più, ora che si è abbracciato un altro uomo che non vede l'ora di farti felice, sai, come non ho fatto mai per darti coraggio e farti riuscire a volare. Grazie a tutti! Tra le tante, all'interno della canzone c'è anche l'omaggio che ci ha fatto il mio fratello e amico Giuliano San Giorgi, che salutiamo, che avremo l'anno prossimo all'ottava edizione. Cesco, complimenti alla prima classe. Il premio è un'opera di un artista straordinario, non so se lo conosce, Vincent, che ha un... Oh, il grande! Scherzi, usavamo un frame, di un loop suo all'interno di una canzone che si chiama Li Bacio, che è tutta una storia, la canzone, ed è una persona che rispetto tantissimo. Tra straordinario, straordinario. Artista. Premio La Radio Sale a Cesco! Cesco Arcuti! Le mie principesse, vai foto! Foto di rito, consegnano le voci della Radio Sale, Angie Lanotte e Daniela Cataldi. Grazie anche al maestro Paco e buon lavoro ragazzi, e complimenti Cesco, tutta la stima. Ciao, buon amico. Da parte di tutti, del pubblico di Guagnano. Buon estate Cesco a tutti. Guti. A me questa settima edizione mi piace. Anche a noi tantissimo nella Radio Sale. Intanto vi ricordiamo che state sempre ascoltando la diretta su Radio Sale, guardandoci su Sky sul canale 879 o su Digitale Terrestre, canale 93. Viva l'Italia. Bene, Channel. Bene, viva l'Italia Channel, che salutiamo. Allora, tra i tanti premi, questo non è un premio Terre del Negramaro, è un omaggio importante a delle persone che scelgono, perché noi che siamo nati qui è facile, insomma, abbiamo un legame solido. Ci sono delle persone che lasciano la propria terra, che decidono di trapiantarsi in un altro posto, e lo fanno con un amore, con un rispetto per il nostro territorio che è veramente straordinario, apprezzabilissimo. Il comune ha deciso di dare la cittadinanza onoraria ad una persona che ha impiantato vigneti, costruito cantine in Irpinia, due nel Salento. Importante, io ho avuto il piacere di visitare anche una cantina che c'è a Guagnano, che è veramente straordinaria, meravigliosa, tutto conservato con particolare cura, con amore, ecco. La cittadinanza onoraria che consegniamo stasera è per l'amore che ha verso Guagnano e verso la nostra terra. Se non sbaglio c'è un video. Prego, vediamo il video. A Claudio Quarta. Queste sono alcune immagini di Quarta nei vigneti. Non so se rendono l'idea dell'amore che questa persona, che ho conosciuto personalmente, che rivedrò con piacere fra un po', dicevo, la passione, l'amore verso il lavoro, ma verso questa terra. C'è una cantina qui a Guagnano che vi invito a visitare, una delle tante opere di Quarta, che è meravigliosa, unisce la tecnologia al recupero di pezzi importanti, a testimonianze della storia di questo nobilissimo lavoro che produrre il vino.
consegnano la cittadinanza onoraria a Rosaria Rizzo, che è una scrittrice di origine guagnanese, che ha scritto tra l'altro un'ultima opera ambientata proprio a Guagnano, che è Immobili Ombre, e il vice sindaco Antonio Sorrento. Cittadinanza onoraria a Claudio Quarta. Buonasera Claudio. Spero di essere riuscito a sintetizzare il tuo sentimento nei confronti di questa terra e il lavoro che fai. Meravigliosamente bene. Ti ringrazio. E com'è? Il riscontro com'è in termini economici, in termini insomma, di impresa, di risultati di impresa? Ma riscontro meraviglioso da un punto di vista soprattutto sociale e soprattutto del territorio e della gente che ti ripaga. Poi io sono venuto a Guagnano e ho conosciuto poi il sindaco, e Fernando Leone, e poi Cosimo Durante, il presidente del GAL, persone meravigliose che veramente si impegnano tantissimo giorno dopo giorno in questo territorio e rendono il lavoro piacevole. Tu sei un biologo, da ricercatore di antibiotici in breve tempo sei divenuto direttore del centro ricerca, hai fondato una società di biotecnologie farmaceutiche quotandola in borsa, hai realizzato una fusione con un partner americano, sei stato in America, insomma hai fatto tutta una serie di cose, come dire, ambiziosissime, importantissime, per poi venire a Guagnano e produrre il vino. E poi succede così, succede che a un certo punto della tua vita ripensi a tante cose, ripensi alle cose che hanno importanza per te. In America io ho capito quanto il territorio italiano è amato, sia amato dagli americani, quanto sia amato il vino, la gastronomia. Allora ho pensato di tornare, di rivivere nuove emozioni e regalarle queste emozioni, regalarle all'estero e farci conoscere e attrarre sempre più per lo sviluppo di questo territorio. Territorio meraviglioso, non ce lo dimentichiamo e quindi non ce lo scordiamo mai, anche nei momenti difficili andiamo sempre avanti perché è la nostra forza. Beh, e non c'è cosa più bella, fanno un applauso perché ha detto delle cose importanti, cioè dare delle priorità, no? Rivedere la scala dei valori, ad un certo punto bisogna avere coraggio, no? Forza, insomma, essere motivati da una passione forte, insomma, non è facile. Tanto coraggio, non essere da soli, io poi ho la fortuna di avere mia figlia che lavora con me, e mi supporta continuamente, e poi niente, il supporto di chi crede in te, di chi beve i tuoi vini, di chi ama il territorio con te, le tue cantine, grazie per le belle parole, e tutte queste cose ci fanno andare avanti, perché poi sono emozioni che ci danno la forza continua di proseguire. E poi tu scegli di andare in un posto, vivere in un posto, e ottieni la cittadinanza onoraria. E questo mi fa piacere, io spero di meritarla, per quello che evidentemente ho cercato di fare, per l'impegno che io ho cercato di profondere, e il mio impegno sarà sempre maggiore. Dunque. Grazie per quello che fai per la nostra terra, noi quello che possiamo fare lo stiamo facendo adesso. La parola e il premio ad Antonio Sorrento, vice sindaco di Guagnano. Sì, per me è un onore e un grandissimo piacere consegnare questo premio a Claudio, che è un grandissimo amico, ci conosciamo ormai da 10 anni forse, no? Sì, diciamo, abbiamo intrapreso pure questa piccola avventura, non dico insieme, però e, fra l'altro mia moglie lavora pure nella sua cantina, però non lo diciamo ad alta voce. È una famiglia. Sì, però è veramente un onore per consegnare questo premio, perché lui ci crede tantissimo in questo lavoro che sta facendo e sta portando avanti. Bene, la cittadinanza onoraria è un momento importante per la vita e la storia di questo uomo, permettetemi, straordinario. Claudio Quarta, cittadinanza onoraria di Guagnano. Guagnano ha un altro cittadino da questo momento. Complimenti Claudio, verrò a trovarti. Foto. Verrò a trovarti nella tua splendida cantina che ricordo con molta emozione. Cittadino di Guagnano, dottor Claudio Quarta. Complimenti ancora, grazie. Vice sindaco, arrivederci. Signora, non l'ho salutata. Che scortese che sono, scritto. Fammi stare un attimo. Sa perché? Preso dall'emozione. Buonasera. Ha scritto un libro, scrittrice di origini guagnanesi. Sono emozionata di essere qui, perché l'ho ambientato qui senza mai citare il paese. Per cui avrete tra un po' molti lettori che verranno qui. E come si chiama questo? Immobili Ombre. È già in distribuzione? Da maggio lo ristampiamo. Già sono in terza ristampa, per cui bene. Volevo dire solo una cosa: è la storia di una donna che ha vissuto qui, ed è una storia terribile, e quindi io qui sono per ridarle la memoria,
perché è una donna che è stata dimenticata dal, ma non è il paese di adesso, è il paese di allora, che l'ha confinata nel silenzio. E io, grazie al sindaco, perché anni fa mi ha aiutato a fare queste ricerche, che è stato complicatissimo, e anche il professor Calcagni, Antonio Calcagni, che non so se è qui, per me è un onore essere qui nel suo paese e restituire la memoria di questa donna e lei stessa, che si chiama Nina, alla sua terra. Complimenti. Grazie veramente. Rosaria Rizzo, arrivederci, molto piacere. Leggerò sicuramente il suo libro. Editore, mi permetterei di dire una cosa? No, ci creda, noi, perché quando sento le donne dimenticate, io da donna... Noi la invitiamo... Non so qualcosa! Cosa dite? No, vorremmo dire che l'aspettiamo in radio per parlare un po' del suo libro. Se lei accetta volentieri il nostro invito, dopo ci mettiamo d'accordo e l'aspettiamo volentieri da noi. Arrivederci, Rosaria. Ah, m'è venuta voglia! È il momento? Sì, è arrivato. Mi date un iPad, per favore? Attenzione, entri l'iPad. Perché tra un po' c'è un premio, tra qualche minuto adesso il tempo di organizzarsi, c'è un premio nel premio. Molto velocemente daremo, come dire, sottolineeremo un impegno importante, generosissimo, del Gala delle Terre di Arneo, che ogni anno è dall'anima, proprio il caso di dirlo, al nostro premio. Per cui, diciamo, una parte importantissima del nostro evento, ma prima ce la cantiamo perché voglio il maestro Alessandro Quarta, non mi stancherei mai di ascoltarlo, e adesso ce la cantiamo, eh? Non vedeva che l'ora ami. Lui non vedeva l'ora, che ti ami. Vabbè, se vi piace fate un applauso, grazie se vi piace tanto, fatelo più grosso, più fragoroso. In realtà volevo tempo per andare a trovare il testo della canzone. No, non ti preoccupare, prendiamo tempo, dobbiamo cercare il testo. Non fate le pettegole. Prego, siamo pronti, via. Portare anche il tempo con le mani, giusto per darvi, via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, 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 neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, you're like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chip, 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 tapidabidam, tapidabidam, bidam, bidam, tapidabidam. Via, 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 vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, 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 non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo di arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chip, chip, chip. Tappi-da-bi-dum, bi-dum, bi-dum. Tappi-da-bi-dum, bi-dum, bi-dum. Alessandro Quarta! It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chip, 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 tap-pi-da-pi-dum, bi-dum, bi-dum, tap-pi-da-pi-dum, bi-dum, bi-dum, tap-pi-da-pi-dum. Grazie! Ma ti sei accorto che ti abbiamo fatto i balletti dietro? Brave, brave! Grazie Alessandro, ci vediamo dopo, vi congedo! Congediamo anche il quintet, Alessandro, ci vediamo dopo, eh? Oh, e adesso, dove sono le ancelle? Eccoci! Adesso... Ma non ce l'aveva con noi. Adesso è un appuntamento, cioè, sono tutti momenti importanti. Sì.
che io attendo con non voglio dire ansia, non voglio esagerare, però con molta curiosità, perché ogni anno si rinnova, perché mi affianco ad un comunicatore, come dire, straordinario, perché fa questo lavoro, cioè quello di comunicare, di adoperarsi per la società. Da anni ha fatto il sindaco di un paese importante, ha ruoli importanti governativi, insomma istituzionali, ed è presidente anche del GAL, il dottor Durante! Vieni! Oh. Con il quale stiamo creando un nuovo format, buonasera! Mi date un microfono per il presidente, buonasera presidente, scherzo! Buonasera! Però mi piace che stiamo lì e ce la raccontiamo ogni anno. Rilui tutti gli anni, soprattutto per il premio del Negramaro, va alla ricerca di, io sono stato anche vicino in alcuni momenti, di giornalisti, di persone che si adoperano per amplificare quanto accade nella nostra terra, di personalità e tutta una serie di cose. Intanto buonasera, come stai? Bene, grazie. Vedo che stai bene anche a te. Ti ringrazio. Anzi, troppo bene. Dai, per favore, scusate. Prego. Ve l'ho detto, il nostro è un teatrino. Ti stiamo rivedendo un pochino troppo vivace questa sera, insomma un pochino ti dobbiamo disciplinare, per insomma, favore, ma sono visto un contenimento, sai che sono un ragazzo un attimo. Va bene, vabbè, allora, intanto grazie a te, mi ti consentirai di salutare. Certamente. Il sindaco, la civica amministrazione, tutti i rappresentanti istituzionali, la comunità di Guagnano e Salentina di Terra d'Arneo, i rappresentanti della regione Puglia con l'assessore regionale Loredana Capone e consigliere Elio Congedo, il rettore dell'Università di Lecce, ma soprattutto le tante persone che hanno ritenuto di dover convergere questa sera qui a Guagnano, che diventa l'epicentro, il punto di riferimento della Terra d'Arneo tramite questo premio giornalistico, come dicevi tu poc'anzi, che attraverso i press tour ormai... Ecco, cosa sono questi press tour? Lo diciamo. Beh, sì. Ad appannaggio di quanti sono all'oscuro delle attività che si fanno durante l'anno? Sì, sono delle education che abbiamo voluto preparare tramite le azioni di marketing finanziate dal GAL Terra d'Arneo attraverso il piano di sviluppo rurale della regione Puglia, e che ci consente con la presenza sul territorio di tanti giornalisti veramente bravi professionisti di raccontare le bellezze di questo territorio, un territorio che emoziona, come diceva oggi la rivista settimanale appunto intitolata Oggi di RCS, c'è proprio un ampio servizio, tutta la pagina centrale, Terra d'Arneo, terra che emoziona. Ma devo dire che grazie a questi professionisti, perché veramente attraverso i loro scritti, il diario di viaggio, portano in giro per non solo per l'Italia ma anche all'estero, ci raccontano queste bellezze di un sistema agroalimentare, ambientale, culturale molto attrattivo, ma soprattutto di una terra magica ed accogliente. Bene, se tu sei d'accordo, proprio di giornalisti, con i giornalisti partirei, con tre menzioni per tre giornalisti. Ma tu mi consentirai di preparare il tutto? Certo, no? Sono già avanti, sono già avanti, quest'anno mi sono organizzato. Allora, ragazze... Pronte, siamo prontissime. Ma abbiamo bisogno, cioè, quello che vuoi, sei in una botte di ferro, giusto? Devono siamo al premio. Salire sul palco, ovviamente. Certo. Devo dire che non è, il merito non va ascritto al presidente, ma a tutto lo staff. È qui presente consigliere Trono, è andato via il vicepresidente Leo Piccinno, c'è Giovanni Parente, che magari volendo possono salire sul palco, così consegniamo insieme i premi, insieme al sindaco. Ma abbiamo anche il nostro Tondo, il nostro amico gioielliere, che ogni anno generosamente... Dobbiamo far raccomodare Riberto Tondo, che offre ogni anno questi bei premi in argento insieme all'architetto Giuseppe Quarta. Quindi io direi che di farli accomodare, e così partiamo poi subito. Certo. Dopo con le premiazioni, iniziando dalle tre menzioni speciali. Mentre ci raggiungono, le menzioni speciali sono tre. Allora, io partirei con la prima...
di un giornalista che su Il Mondo in Tasca ha pubblicato l'articolo Inno alla Puglia e al Salento. Ecco, ci hanno raggiunto intanto. Buonasera, buonasera, piacere di vedervi. Buonasera, grazie, grazie, complimenti a voi. Allora, il primo è Giuseppe Massari, pubblicato l'articolo Inno alla Puglia e al Salento. Insieme a Giuseppe Massari ci raggiunge una giornalista di Affari Italiani che ha partecipato al concorso con il lavoro Salento Terra d'Arneo, il giardino dello Ionio, ed è una persona straordinaria legata al nostro premio, perché negli anni scorsi, attraverso i collegamenti con i quotidiani locali ma anche attraverso Guagnano Informa, è stata fondamentale anche per il nostro premio. Ci fa piacere che sia tra le menzioni del GAL Valentina Perrone. E poi Claudio e Francesco Giannetta di In Onda TV con il servizio Terre d'Arneo, terra da gustare. Olè! Queste sono le tre menzioni. Devo dire che la giuria, che tra l'altro fa parte un giornalista di una testata terza, e quest'anno è toccato alla Gazzetta del Mezzogiorno, a Giovanni Greco, al quale lo ringraziamo, sappiamo che è anche qui in mezzo al pubblico. E devo dire che è stato faticoso perché veramente scegliere i vincitori era diventato difficile. Quindi le menzioni vanno ai nostri amici e ovviamente i nostri amici dello staff, Angelo, Alessandra, se ci danno una mano possiamo subito consegnare ovviamente gli attestati per quanto riguarda le menzioni. Ringraziando questi amici e ovviamente giornalisti per quanto avete fatto, per quanto avete scritto e per quanto ancora scriverete, con la speranza di rivedervi qui su questo territorio e ovviamente non solo gustando i nostri prodotti che vi saranno consegnati insieme agli attestati e il libro di Terra d'Arneo di Ulderico Tramacere, che è diventata mostra proprio nella cantina Moros del gruppo Magistravini, insieme ai nostri prodotti. Facciamo vedere, Angelo, la cassetta con i nostri prodotti Terra d'Arneo. Chiamate al numero sovrimpressione. Bravissimo. Eccola qua, che viene consegnata anche per i giornalisti, ovviamente per le menzioni speciali. Grazie. Grazie Presidente. Allora Giuseppe Massari, eccolo, Valentina qua. Perrone, Claudio e Francesco Giannetta. Complimenti. Complimenti, complimenti e complimenti. E scrivete ancora bene. Grazie. Scrivete il giusto, tanto è sempre bello. Grazie a tutti. Arrivederci. Ritirate ognuno la cassetta e potete andare a casa. Bravissima, ognuno, bravissima. È da sport praticamente. Scusa, sentito le spalle. Vieni. Come va? Ore. Tutto bene? State bene? Che bel quintetto che abbiamo fatto. Allora, Presidente, andiamo con la categoria stampa. Dico bene? Categoria stampa, il vincitore, autore di un servizio dal titolo Il Puglia per vivere il nuovo Salento Shire, pubblicato su Il Tempo. Un applauso a Enzo Di Giacomo. Buonasera e benvenuto. Presidente, cosa aggiungiamo? Beh, intanto la motivazione, diciamo che l'abbiamo fatta molto stringata, Enzo, non perché c'era da scrivere un romanzo. La padronanza e conoscenza del territorio e della sua storia, il suo stile inconfondibile e la professionalità sono solo alcune delle motivazioni evidenziate dalla commissione. Vedere questa pagina del Tempo che parlava della Terra d'Arneo, del Salento, di queste meraviglie, veramente ci ha emozionato. E dobbiamo dire che quest'anno il premio dobbiamo descriverlo, in attesa che noi, le nostre ragazze ce lo portino, e magari lo possiamo pure aprire, così diamo al gioielliere la possibilità al gioielliere tondo di, se dico di gioielliere dico tondo tondo gioielliere. quest'anno, pronti, non aspettavamo altro. Quest'anno è stata scelta una cornice d'argento molto particolare, con la descrizione del premio dentro. Perché una cornice? Perché attraverso una cornice noi abbiamo la possibilità di intravedere non qualcosa che riguarda
il racchiuso di un momento, ma bensì guarda qualcosa che effettivamente sta a significare una finestra nel mondo. E devo dire grazie ad Eriberto e a tutta la sua famiglia, ai gioiellieri Tondo, all'architetto Quarta che ci accompagna in questa occasione, e ha voluto sempre lui donarli per il terzo anno consecutivo. Bene, allora lo consegniamo a Enzo Di Giacomo, premio categoria stampa per In Puglia per vivere il nuovo Salentshire. Ovviamente insieme ai prodotti e gli attestati. È in vacanza lei, Enzo, adesso? Sì, sono in vacanza e sono venuto molto volentieri a ritirare questo premio. Bene. Viene spesso? Sono venuto già più volte in Salento. Bene, però bene. Mi ero preparato anche due... E sentiamo, sentiamo. Se vuole l'accompagno al pianoforte. No, adesso la devo accompagnare al pianoforte. Andiamo. Prego. Ringrazio la giuria del premio giornalistico Terre del Negroamaro per aver voluto premiare me per la sezione stampa, ma soprattutto per le motivazioni che mi hanno riempito di gioia. Non è difficile essere rapiti da questi piccoli tesori di arte, di storia, di natura rappresentati dai borghi del Salento. Sono paesi minori che stanno uscendo da un anonimato ingiustificato per entrare in una dimensione nazionale e internazionale attraverso l'opera di conoscenza messa in atto dal GAL Terra di Arneo e con essa dal suo presidente Cosimo Durante. Ritengo che quest'opera di conoscenza, di sensibilizzazione, di promozione e valorizzazione del territorio abbia preso la strada giusta per redimere un passato a noi vicino e far rivivere i fasti del tempo di Federico II, lo stupor mundi che amava la Puglia quanto noi. Grazie, grazie Enzo, grazie a nome di tutti, grazie a nome del territorio e del GAL Terra d'Arneo. Bene, grazie Enzo, arrivederci e complimenti ancora. Grazie, mi è piaciuto l'accompagnamento musicale, delicato, giusto, perfetto. Allora, abbiamo adesso... Dopo può ritirare la valigetta anche lei, se vuoi gliela portiamo anche a domicilio, la consegniamo a casa. Allora, pesano, mi dicevano. Infatti, che queste persone straordinarie che non fanno parte, con quello che dicevo prima, per Quarta, per altre persone che hanno... ci hanno raggiunto sul palcoscenico, persone che non sono del nostro territorio ma che lo vivono con questo amore, con questa passione. Adesso, Presidente, categoria web, sempre più importante, la prima classificata, un lavoro fresco e innovativo, un duro viaggio che spazia dalla costa all'entroterra facendo tappa nei luoghi sacri, un tour tra i prodotti tipici e le bellezze architettoniche, scritto con competenza e con l'ausilio di immagini fotografiche originali, evocative e convincenti. Premio categoria web a Fabiola Pulleri. Eccola qua. Buonasera Fabiola. Fabiola o Fabiola? Fabiola. Fabiola. Pulieri. Prego, Pulieri. Di dov'è lei? Io sono originaria calabrese, sono calabrese. Di Castro Illari, però vivo a Roma ormai da anni. E che rapporto ha con il nostro Salento? Allora, diciamo che da quando sono arrivata in Salento ben 12 anni fa non l'ho più lasciato perché ho sposato mio marito che ho conosciuto qui in Salento e poi però viviamo a Roma, quindi bene. Mi sono allontanata. Il tuo Salento. Lavoro, posso permettermi di darti del tuo? Io lavoro... al momento sono una blogger, faccio solo la blogger. Ok, il lavoro per cui sei premiata si chiama Viaggio in Terre, esatto, d'Arneo. Promozione di itinerari enogastronomici. Perfetto. Possiamo consegnare il premio Giovanni Parente, consigliere. Prego, del GAL. Giovanni. Anche per lei. Grazie. La straordinaria opera di Tondo. E se dico gioiellieri, dico... Tondo gioiellieri! Cioè, organizzato tutto al pelo. Prego, foto ricordo. Grazie. Io prima di andare via devo ringraziare principalmente il GAL Terra d'Arneo perché mi ha dato questa opportunità di essere qui, ma soprattutto di conoscere una parte del Salento che in tanti anni non avevo ancora conosciuto
e soprattutto la persona di Cosimo Durante, che secondo me è un motore, un vulcano pazzesco. È una grazie fortuna presidente. Che voi abbiate un presidente del GAL così energico e che faccia il vostro interesse sempre, in ogni dove, nella nuova comunicazione che è anche web, social, è presente ovunque e con lui tutti quanti noi. Quindi un grazie principalmente a lui e ai suoi collaboratori. Manda anche al WhatsApp GAL alle 6 di mattina, cioè esatto. Siete sul pezzo. No, però Facebook, Instagram, è veramente grazie, attivissimo. Rosso, grazie a tutti. peperossoincucina.com Fabiola Puglieri. Ciao Fabiola, grazie. Ciao e complimenti. Prendi pure la valigetta anche tu da sport. Il prossimo anno, se partecipate, venite muniti da aiutante e da mezzo di locomozione. No, da un carrellino, tipo quello di mezzo di trasporto. Oppure questa è la generosità del Salento. Attenzione a scendere. Ok. Allora, continuiamo con le premiazioni. Adesso la categoria è televisione. Allora, l'autore ha saputo raccontare con un linguaggio semplice ed efficace gli aspetti complementari di un territorio magicamente sospeso tra terra e mare. Eleganza e professionalità sono i tratti distintivi di questo servizio televisivo andato in onda nella rubrica del TG2 Si Viaggiare. Il servizio era speciale Terre d'Arneo. L'autore primo classificato è Mauro Lozzi. Purtroppo Mauro Lozzi è dovuto ripartire proprio ieri e ritira il premio l'architetto Guerino Donateo, delegato dallo stesso Mauro. Perfetto. Che ormai vive nel Salento, ha acquistato casa e devo dire ha fatto un servizio veramente straordinario, completo e di grande professionalità. Prego Guerino. Prego architetto, buonasera. Consegna il premio. Noi chiameremo Mauro per sapere se è arrivato tutto, che soprattutto le robe qua, le bottiglie, le cose hanno una vita breve, diciamo, soprattutto in questo periodo, scherzo. Consegna il premio Francesco Trono. Il premio di Tondo Gioielleria. E se dico Tondo, dico... Tondo Gioielleria! Cioè io vi ammazzo. Ormai questa situazione ci sta scappando di mano. Ci sta sfuggendo di mano questo gioco del Tondo. Io vi ammazzo. No, ma è bello però, ci piace. Lo so. Complimenti. Mauro Lozzi, speciale Terre d'Arneo, Si Viaggiare, TG2. Non si dimentichi questa le bottiglie. Questa imboscata. No, ma non è tua. Non è nostra. Lascia stare. Mica stare. Si ricorda. Ma dai, se lo ricordava. Dai. Guardi. Radio Sale è la prima radio del Salento. Lì c'è l'altra valigetta. Guarda come va la valigetta subito. Eccolo lì. Va bene. Presidente, andiamo avanti? Allora, categoria... Radio. Ulala. E se dico radio, dico... Radio Salentuosi. Allora, servizio andato in onda nella trasmissione d'Italia che fa storie, realtà, esperienza e imprenditori di successo. Un'intervista approfondita ed audace che vede la Terra d'Arneo protagonista indiscussa. Servizio andato in onda, vi dicevo, su Rai GRP, categoria radio, vince Daniel Della Seta. Daniel, microfono a questo punto lo devo lanciare al volo. No, no. Scherzo. Ciao. Grazie. Come stai? Benvenuto. Grazie, ben trovato. Grazie a te Daniel. A Cosimo Durante, è stato già detto quasi tutto. La gioia di trovarsi in questo paese, al Museo del Negramaro, con una nuova inaugurazione, era un'occasione che ci vede insieme. Questa è un'occasione davvero, una grande festa. Mi piacerebbe, noi dall'Italia che va da molti anni dai microfoni della RAI, raccontiamo le storie, le esperienze degli imprenditori di successo. C'è un'Italia che riparte, c'è un'Italia vera, che è quella di cui noi, a cui noi diamo voce, l'Italia della piccola e media impresa, dell'artigianato, quella che molte volte non viene decisamente descritta nei GR, nei notiziari, perché le notizie di cronaca sono troppo importanti, ma è l'Italia sulla quale noi fondiamo la nostra ripartenza e soprattutto la nostra rinascita. L'appello che faccio tramite questo microfono ai politici, agli assessori, a tutti voi operatori del territorio di fare sistema. Io ormai sono 8 anni che frequento il Salento e c'è un pezzo di cuore qui, perché davvero è una terra che è ospitale e ci fa sentire a casa.
L'appello è questo: ci troviamo in un posto dove i servizi sono stati rafforzati, ha fatto un grande salto di qualità, numeri di incrementi importanti nell'arco di questi ultimi anni, siete seduti su un scrigno di ricchezze non solo culturali, ma siete davvero seduti anche su un petrolio vero e proprio che è il turismo. E allora investite in formazione e managerialità perché i servizi possano crescere e svilupparsi. Manca ancora un tassello importante, quello della managerialità, della formazione anche nei vari servizi turistici. Investite su questo per fare il definitivo salto di qualità per una terra che possa davvero compiere, essere il volano dello sviluppo dell'Italia meridionale e non solo. E nell'anno di Expo non è poco, dove l'agroalimentare davvero per voi è l'oro, l'oro vero. Grazie. Daniel, grazie, sono parole che ci incoraggiano, ci danno forza. Assolutamente condivisibile, come hai detto giustamente, insomma, da qualche anno le cose sono, tendono a cambiare, si inclini a questo netto miglioramento, speriamo di metterci tutti come facciamo noi. Possiamo fare sistema, ambito. I politici sanno come, e insieme al tessuto produttivo e imprenditoriale, è questo l'auspicio. Che noi operatori del settore diamo voce e megafono alle vostre attività e siamo ben felici di poterlo fare. Grazie. Premio categoria radio a Daniel Della Seta. Grazie. Foto. Grazie. Grazie, buon proseguimento e buon lavoro. Arrivederci. Presidente, sta bene? Io la vedo troppo bene sto periodo. Non dimentichi la valigetta. Ci abbiamo le ossa. Sembra di essere in aereo. Non dimentichi, non lasciate oggetti nei riposi. Perfetto. Devo dire che veramente è stato un compito arduo scegliere. E devo salutare una persona che è qui in platea, che ha partecipato anche al concorso e ha dato voce, e non solo voce, a questo territorio, e che ha voluto comunque partecipare. Lo salutiamo, Francesco Campo, con il suo Francescone, caro amico. Vieni Francesco, vieni al volo. Se dico Francesco Campora, dico Francesco. Giusto. Come stai? Hai un microfono anche per me, vai, è carino, Lui di solito il microfono non lo molla mai. Come vedi al presidente, sono generoso. Devo dire che lui in giuria se l'è giocata sino alla fine. Meno male. Ma sarà per la prossima volta. Noi abbiamo fatto una bellissima trasmissione tutta su Terre d'Arneo, la mia trasmissione di quest'anno sulla 7 si chiama Gustibus, che ripartirà da fine settembre inizio ottobre. Abbiamo dedicato un'intera puntata alle Terre d'Arneo, quindi c'era l'olio, la pasta fatta in casa, c'erano le triglie di Porto Cesareo. Tu ormai tu sei leucano d'adozione, ormai sei salontino, quindi le cose le sai. Sì, però devo dire che ho lasciato il cuore, Cosimo lo sa, in un posto spettacolare che si chiama Pagliara del Capitano. Lì ci ho lasciato il cuore e prima o poi ci tornerò. Loro sanno di cosa parlo, un posto vicino a Porto Cesareo, meraviglioso, ma come tutto meraviglioso questo pezzo di Salento, quindi complimenti ancora. Grazie a te. Francesco Campora, pezzo della radio italiana. Grazie. Grazie Francesco. Bene. Caro mio, abbiamo delle persone, come al solito, ci piace sottolineare persone che non hanno, non sono natie della nostra terra, ma come dire, che sono affascinate dal Salento, dai suoi prodotti, ma anche dalla gente, perché poi non è che siamo così male, tolto qualcuno. Facciamo nomi adesso. Vabbè. Bene. Allora, importante riconoscimento. Dobbiamo dire però che tutto questo è possibile grazie ad un gioco di squadra. Certo, certamente. Un gioco di squadra che vede tutto lo staff del GAL con il direttore Giuseppe Olla che è in platea e che ringraziamo insieme a tutti i ragazzi, ma soprattutto una grande rete che si è fatta con i comuni e con la Regione Puglia. E questo è il sistema di cui faceva riferimento Della Seta. Beh, mi consentirai, certo, prima di annunciare i premi speciali, è vero che siamo tanti sul palco, però dove si mangia speciali, in tre, il sindaco non può che essere l'ovazione per risalire insieme all'assessore regionale Loredana Capone. Li vorremmo qui perché i premi speciali vogliamo Fernando ovviamente. Leone, il sindaco amato, permettetemi di dire, sindaco di Guagnano.
Grande sindaco. Buonasera. Molto piacere. Caro sindaco. Venga signora. Signor Caponi, vicepresidente? No, assessore allo sviluppo economico. Assessore allo sviluppo, state anche in provincia, bene. Io la seguo da... Come, faccio la stessa domanda al consigliere di congedo. Che aria tira in regione? Beh, un'area che prevede una prospettiva positiva, con tanto entusiasmo da parte di tanti imprenditori. Questo è un momento importante, io credo, perché si unisce l'impegno del GAL, l'impegno dell'amministrazione comunale, all'impegno di un tessuto produttivo che vuole combattere la crisi e quindi ha cantine come quelle che abbiamo visto premiate e premiare, perché Cantele qui diciamo non è stato come premiato ma come premiante, e li vede tutti impegnati in uno sforzo che Daniel Della Seta ha detto chiaramente che io voglio rilanciare. Stiamo facendo molti investimenti sul turismo, sulle attività delle imprese, anche con incentivi importanti alle imprese. Spendiamo le risorse europee, le spendiamo come le regioni migliori del nord. Tutto questo non basta. Adesso dobbiamo fare uno sforzo ulteriore. Ai turisti che vengono dobbiamo dare servizi e questo può generare ulteriore occupazione. Allora stiamo finanziando dei corsi di export manager. Le domande scadono l'8 settembre, siete invitati ad andarli a vedere magari sul sito dell'ICE. Stiamo lavorando moltissimo per creare un tessuto che lavora insieme l'economia, l'economia sociale, le amministrazioni, i consorsi. Questo sforzo lo dobbiamo rafforzare perché abbiamo veramente un tesoro in mano che è fatto dai monumenti, dalla bellezza del territorio, dal paesaggio, da un mare che è inequivocabilmente tra i più belli del mondo. La Puglia oggi è un brand di successo, dipende da noi politici in primis, ma anche dagli imprenditori, anche dai giovani che vogliono destinare qui le loro risorse, le loro energie, quanto sapremo rilanciare. Quindi in bocca al lupo a tutti. Grazie, assessore Capone. Il sindaco, signore e signori, Fernando, quanto ci abbiamo lavorato dietro. Buonasera. Fino al pomeriggio. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Vabbè, mi riservo di dire qualcosa dopo. Adesso io ringrazio Loredana, Cosimino soprattutto, perché con lui da molti anni ormai lavoriamo insieme, cercando di fare quello che è possibile. Lui, diciamo così, non si stanca mai, pure io nel mio piccolo, diciamo, sono anche io iperattivo e cerchiamo di fare quello che è possibile. Bene, bene, adesso passiamo a questo momento importante. Io quest'anno, qualità di direttore artistico, ho cercato di dare una particolare attenzione, perché non entro nel merito dei premiati, lo fa una commissione apposita. Ho voluto guardare, insomma, ad esponenti musicali importanti, per cui ne abbiamo già visti alcuni, altri ne vedremo nel corso della serata. Beh, il GAL ci ha dato anche quest'altra mano in questo senso, perché io credo che il vino, perché quello inneggiamo soprattutto, sia, come dire, un elemento di aggregazione, di festa, per cui ben si sposa con la musica. Il GAL, diciamo, ci ha dato l'opportunità di avere ancora di più nella squadra musicale che ho pensato quest'anno. Uno dei volti più conosciuti della musica italiana, direttore d'orchestra, arrangiatore, simpaticissimo personaggio, legato in maniera particolare alla nostra terra, ha dimostrato la sua passione per il nostro territorio. E di qui in prima fila l'ho già salutato, adesso lo accogliamo con il grande saluto di Guagnano, premio Terre del Negramaro, Beppe Vessicchio. Dobbiamo correggere, premio speciale Terra speciale. Darneo, dicevo, premio Terre del Negramaro si chiama lo spettacolo, presidente. Che miseria. Grazie. Quante volte l'avete visto sulle mille lire, eh? Che miseria. Prego Beppe, come stai? Bene, grazie. Abbronzato, la prima volta che ti vedo abbronzato. No. Sei in forma, bello, sereno, sì. Tranquillo. Da ma quanti non, giorni sei non qui? Potrei stare meglio, da 3-4 giorni sono qui, ma è una terra che conosco, che frequento da 4 anni con una frequenza assidua a Copertino, al castello di Copertino, insieme ad un amico che si chiama Salvatore Cordella, un tenore che ho conosciuto, che lavora negli Stati Uniti e che torna nella sua Copertino e vuole offrire a Copertino
occasioni musicali di incontro lì proprio al castello, e grazie anche, devo dire, al sostegno di tante persone, alcune delle quali sono qui sul palco. Beh, questo tenore a cui fai riferimento è, insomma, di fama internazionale, si è esibito nei teatri più importanti del mondo come il Metropolitan di New York, ha portato l'immagine della nostra terra ai massimi livelli, e anche a lui va il premio speciale Terre d'Arneo all'interno del premio Terre del Negramaro. Signore e signori, Salvatore Cordella! Bonsoir! Benvenuto tra noi. Beppe, ti rubo il microfono. Buonasera, Salvatore. Buonasera. E complimenti. Grazie, complimenti a voi. Anche tu innamorato della nostra terra, com'è nato quest'amore? Dalla nascita. Ah, sono dalla nascita. Sì, sono di Copertino, eccoci. Ah, ecco perché Copertino, Vessicchio, ah, eccoci. Capo. Perché io avevo capito, sono andati in vacanza i due, no, capisci? No, no. Ah, bene. Ah, ma... Sono stato fortunato a nascere bene, in Salento e a bene, Copertino. Bene. Beh, poi Copertino potremmo dire che, insomma, da Pappalardo ai Negramaro, tanti amici, sì, è vero. A San Giuseppe da Copertino. C'è un bel fermento San Giuseppe da Copertino. Sicuramente. Senti, ma visto che abbiamo un tenore, un direttore d'orchestra, visto che parliamo di musica, il premio del vino, un po' di festa la facciamo. Ce la cantiamo una canzone? Dopo, scusa, sì, però sì, sì, consegniamo sì ufficialmente i premi. O si può fare anche l'inverso comunque. No, cantiamo tutti insieme. Allora, il maestro Alessandro Quarta si è prestato a eseguire questo pezzo che si chiama Non ti scordar di me. Classicissimo, Non ti scordar di me, con i cori dell'assessore Capone. Delle mie ragazze. Pronte, se dico Salvatore dico Don Salvatore. Sono delle ragazze, dovete perdonarle, sono in recupero. Allora siamo pronti. Al pianoforte il maestro Alessandro Quarta e il tenore Salvatore Cordella. Non ti scordar di me. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine partì senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più. Tu non ti scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre un nido cor per te, non ti scordar di me. Non ti scordare.
Salvatore Cordella, Alessandro Quarta. Complimenti, complimenti, complimenti maestro. Alessandro, ci vediamo dopo. Premi, i tondo premi. Se dico premi, dico... Tondo premi! Allora, i riconoscimenti speciali, premio Terre d'Arneo a Beppe Vessicchio e a Salvatore Cordella. Complimenti. Grazie Beppe, piacere di averti visto. Buon lavoro. Prego Salvatore, foto. Buona permanenza nella nostra terra, e grazie, grazie. Consegniamo a Salvatore Cordella il premio. Allungati a Gallipoli che poi ti faccio mangiare due gamberi. Ciao. Beppe Vessicchio, grande. Premio speciale Terre d'Arneo a Salvatore Cordella. Arrivederci maestro, ci vediamo a Copertino. Arrivederci, grazie. Non dimentichi la valigia. Assessore, rimanga con i microfoni, presidente. Assessore, porti i nostri saluti al presidente, buon lavoro. Cerchiamo di metterci tutti assieme. Arrivederci ancora. L'assessore Capone. Grazie. Cosa dici? Bella coppia. Io durante ci vedrete presto, lasciamo stare. In un reality show. Grazie a tutti, grazie Tondo, complimenti per quello che fa. Grazie, arrivederci. Cosimino, che dire? Ce ne hai due di microfoni adesso. Bravo, bravo, bravo. Bravi tutti, bravi tutti. E complimenti bravi a tutto il Guagliano, tuo staff. Bravi e al staff. Gal Terre d'Arneo. Cosimo Durante. Grazie ancora. Ciao, ciao Cosimo, grazie, 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 grazie. Allora andiamo velocemente perché tra un po' avremo il piacere di aggiungere a questa festa un altro prezioso personaggio che, come dire, ben si sposa con la nostra atmosfera di stasera, raffinato, sensibile come è Mario Venuti. Adesso andiamo velocemente, c'è un premio e un riconoscimento da parte dell'amministrazione a Consiglia Vergori. Mi raggiunge Consiglia Vergori e dimmi Anna. Ok, dillo, no? E voi? E siete noi? Lì per far niente? Noi siamo qua. Siete pagate regolarmente assunte. Sì, infatti io sono assunta. Sì, tu sei assunta. Sì, anch'io sono assunta, assunta da allora, tardi. Siamo pronte. Chi è Consiglia Vergori? Allora, è una pittrice autodidatta nata a Guagnano, ha iniziato a disegnare per la prima volta a 53 anni, per cui potrei farlo anch'io. Potresti. Prima di allora non aveva mai preso in mano un pen, incredibile. Da quel giorno sono passati due lustri, la pittrice vanta numerose mostre personali e collettive, vari sono i riconoscimenti che le sono assegnati. La sua pittura è molto semplice e fantasiosa, trae spunto dal passato, racconta scene familiari serbate nella memoria. E ho proprio la curiosità di conoscerla, Consiglia Vergori, premio speciale Terre del Negro Amaro. Buonasera signora, l'applauso di Guagnano. Oh, è una bellissima bionda, e vai. Così si divertono, sono ragazze, si divertono. Buonasera signora. Buonasera signora. Date un microfono. Complimenti, che storia straordinaria. Cioè lei a 53 anni ha deciso... Sì, sì, sì. Lei a 53 anni ha deciso di... Come mai? No, per ammazzare il tempo. Date voce al microfono, per favore, grazie. Prego. L'ho fatta né per un via di reddito né per una gloria. L'ho fatta così tanto per ammazzare il tempo, perché prima c'avevo tanto da fare. Poi tutto questo grande affare della famiglia si è finito. I figli si sono sestimati per conto loro. E lei ha cominciato a fare la pittrice. E poi è arrivato questo successo. Non sapevo, figurati quando sono andata a Lecce, mi trovavo a Lecce per puro caso, mi stavo tornando a casa, ma datosi che io non c'era più un grande affare, dico a mio marito, per favore, dico, andiamo a vedere le belle arti, a fare che? Non lo so, però portami. Dice, beh, stai impazzendo, io no, no, per favore. Quando sono andata là ho dovuto dire fammi un pacco regalo perché io non sapevo cosa chiedere. Questo signore mi fa, come glielo diamo, acquarello o olio? E che ne so io, fammi fare una bella figura, dico, perché è un regalo.
E così è incominciato. Quello, mi dite 12 colori, 3 pennelli, l'olio. Che storia straordinaria. Così. Questo è un insegnamento che si può pensare di fare, insomma... Qualsiasi persona lo può fare, secondo me. Ma al di là della pittrice, uno può pensare di fare delle cose anche al di là di un'età, ma probabilmente... Ma ciò che porta dentro? Certo. Io questa ce l'avevo dentro e non lo sapevo. Bene. Sono scoperta da sola. Bene. E noi siamo felici, sono curioso di andare a trovare, in internet trovo qualcosa, delle mostre? Sì, c'è tanto da vedere. C'è tanto. C'è tanto da vedere. Segnatevelo, Consilia Vergori. Ma la cosa più bella qual è? Che se mi dai la matita non ti so fare un fiorellino, direttamente col pennello mi esce qualcosa. Pennello. Fantastico. Se mi dai da copiare non ce la faccio, fantastico. Però devo creare. Tutto ciò che ho visto nell'infanzia mi sta uscendo fuori senza accorgermene. Fantastico, meraviglioso. Le consegna il premio il neo sindaco di Novoli, Gianmaria Greco. Sindaco, buonasera. Sindaco, da qualche mese si vede che è poco abbronzato perché c'è tanto da fare. Grazie. Buonasera, Gianmaria. Ciao, bene, bene, grazie. È un vero piacere stare qui questa sera. Devo ringraziare l'amico Fernando Leone, sindaco di Guagnano, per avermi dato l'opportunità di premiare la mia concittadina, perché è vero che è nata a Guagnano ma risiede a Novoli. Ma io vi ringrazio a tutti e due. Ed è un anello di congiunzione fra i nostri due paesi per questo premio Expo Milano Arte e Cultura. Tra l'altro, permettetemi di fare un attimo l'intruso, ma visto che consiglia anche una mia concittadina, avremo portato un riconoscimento dell'amministrazione comunale di Novoli anche noi. Scusa Fernando, fammi il prego. Pure anch'io. Con piacere. Anch'io vi ho portato... Però il premio nel premio. Sono due premi. Questo è un riconoscimento dell'amministrazione comunale di Novoli per... Grazie mille. Il premio Arte. Anch'io vi sto facendo un riconoscimento sia a Novoli, una piccola mia, e anche perfetto, al sindaco di Guagnano. Se le avanza anche signora a me qualche cosa. Beh, non mi potevo portare, mica c'avevo il camion. Scusate, sono sfacciato. No, lei è molto simpatica, mi piacerebbe stare a chiacchierare con lei, però non abbiamo tantissimo tempo perché ci sono altri premi allora, da considerare. Fate un applauso a Consilia Vergori. Foto, buon lavoro sindaco. Tanti saluti a Novoli. E questi sono i regali, li vediamo subito, gli omaggi della pittrice al comune di Novoli. Perfetto, questo mettetelo nel cofano della mia macchina, grazie. Scherzo, non ci provare. Questo è il negro amaro. Allora, ma guarda che brava, è quello. È straordinario, bellissimo. Gli omaggi per Novoli per e noi. Per Guagnano della pittrice Vergori. Grazie, 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 grazie. Sti paparazzi, basta. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Velocemente. Allora, prima di dare i premi, ciao Gianmaria, sindaco di Novoli, Gianmaria Greco, buon lavoro. Grazie. Le posso dare un bacio? Ecco, mi anticipa. Subito. Certo, t'ha fregato, è stato più furbo. Allora, una menzione speciale, un riconoscimento speciale, scusatemi. Intanto voglio ricordare che ci sta seguendo in televisione, salutarli con la manina. Salutiamo sempre Viva l'Italia Channel sul canale 879 di Sky o sul canale 93 del Digitale Terrestre, che stanno seguendo tutta la rassegna qua di Guagnano. Perfetto, un altro personaggio, un altro uomo che sta investendo nella nostra terra pur non essendo salentino. Un imprenditore che ha manifestato intenzione, dedizione e passione nei confronti della nostra terra. Allora il comune di Guagnano, la terra del Negramaro, vuol sottolineare con gratitudine l'impegno di Salvatore Marano. Io avevo un'orchestra una volta, avevo anche il gruppo Salvatore Marano, eccolo. Buonasera. Allora, consegna il riconoscimento speciale, il delegato alle attività produttive Alfredo Monte e Roberto Marra, direttore territoriale della Banca Popolare Pugliese. Buonasera Salvatore. Ciao, cosa buonasera. Fa Salvatore per il nostro territorio? Stiamo cercando di investire in qualche settore, insomma. Vini. Vini. Non possiamo inventarci altro perché abbiamo i vini che sono l'uva...
è un regalo di Dio, della natura, per cui in che maniera si traduce il vostro investimento? Stiamo cercando di fare qualcosa nel settore spumante. E niente. Tu passi del tempo direttamente nel Salento? No, c'è qualche persona che lavora per me, un gruppo.